Io dico che oggi è stata una giornata nella quale non ne conosco la genesi e l'origine, ma a Caserta persone hanno sparato al grido Salvini, Salvini, e non attribuisco certamente a Salvini responsabilità. Vedo quotidianamente striscianti scene verso il venditore, seppure abusivo, ma a me non interessa. Cioè, quando comincia lo scontro tra le persone, l'idea che la cacciata possa essere un atteggiamento che riguarda anche ogni singolo cittadino, che l'allontanamento e il respingimento da mettere in atto col più prossimo, anche laddove fosse un clandestino, attenzione, perché quella società è in pericolo di un conflitto evidente. Stiamo in maniera evidente aizzando l'allontanamento del diverso, fosse rom, fosse profugo, fosse sbarcato, tra l'altro in una maniera vergognosa. Perché qui di fronte ad una nave che è stata fatta diventare un grande reality con giornalisti che aspettavano l'attracco, collegamenti in diretta dall'Aquarius, continuano gli sbarchi e il ministro degli interni non ha ancora detto come vuole gestirli, perché il grado del fatto che una su 10 non la fa attraccare, le altre 9 non ci dice come gestirà la presenza di quegli immigrati. Allora questa grande arma di mistificazione di massa deve finire, perché ha una responsabilità che riguarda lui, che riguarda me, che riguarda noi, che riguarda il nostro paese, al quale non risponde. Continua a dire: con me la festa è finita, ma la smetta di fare questa propaganda. Le uniche parole, secondo me, all'altezza di questa complessità enorme le ha pronunciate il Papa ieri, cioè richiamando al bisogno di un patto globale. Nessuno, si chiami Minniti, Salvini o quello che verrà dopo Salvini, riuscirà a dare risposta ad un fenomeno mondiale come quello delle migrazioni da interi paesi, pensando di continuare come singoli stati sovrani.